Ora che hai visto come funziona la bussola, proviamo ad usarla. Orientarsi nella giungla dei beni confiscati non è poi così difficile. Questa scheda, che hai tra le mani, è un laboratorio di cittadinanza monitorante che potrai rifare anche a casa. Per ora, prova a farlo nel bene confiscato sul quale ti trovi in questi giorni. Regola numero 1: comincia a guardarti attorno. Indossa gli occhiali della cittadina o del cittadino monitorante. Dove ti trovi? Che tipo di bene è? Il passo successivo è passare dagli occhi alle orecchie. Ed è anche molto social. Inizia cioè a dialogare con chi gestisce il bene. Fatti raccontare com'era, come adesso, le difficoltà e le soddisfazioni che sono arrivate con la gestione e riprendilo con la fotocamera del tuo cellulare. Solo parlando con chi lavora tutti i giorni in questi luoghi potrai capire il valore immenso che i beni confiscati racchiudono e al tempo stesso promuovere una trasparenza in grado di arrivare a tutti, raccogliendo dati. Non ti dimenticare infatti di mandarci tutto a info@confiscatibene.it. Noi ci preoccuperemo di trasformare la tua intervista in numeri e informazioni che troverai su Confiscatibene 2.0. Adesso che hai capito quanto è semplice fare monitoraggio civico e quanto è possibile fare la differenza, prova a farlo anche a casa tua, magari assieme ad amici. Se vuoi, procurati anche una copia di Anticorruzione Pop. È semplice combattere il malaffare se sai come farlo. Un librino in cui trovi la bussola e molto altro per lottare contro il malaffare e garantire la trasparenza. E non dimenticare di seguirci su confiscatibene.it. Ciao!